izuzetno dobro koga je prvenstvo među 100 igrača koji je izabrao kao futbolera koji su bili među najboljima na svetu. On je nekad bio aktivan nacionalni Danska po predsjedniku UEFA, naš gost večeras legendarni Zbigniew Banjek. Thank you.
Zbigniew Boniek ma, a być może taki jestem tutaj kolei i żyłem z tego człowieka, jakie anegdotą za imponię do kolei na to, że karcie odpowiedzi za jakoś ten temat, a potem kończę to, że karcie Sì, è importante di quello che giocano dei genitori, perché in discorsi che fanno con il campione qui, con il gioco, con il coach, con il Dino Baggio, tutti all'inizio nessuno pensava a basso di queste cose, ma che sempre amavano lo sport che praticavano. Non funziona, come funziona così, ecco, abbiamo detto che avete cominciato nella nostra città di Bielorussia, dopo che è andato già con il nostro penso 18 anni a Bielorussia, dove avete fatto una buonissima carriera,
capito praticamente come è stato fatto questo tipo di giocare con i squadre più forti, già in Polonia quando ho fatto lì, ma la Coppa del Mondo ho giocato in tre competizioni, penso che quella in Spagna è quella che ha decisamente fatto quel passo che forse ho contatti anche prima, perché penso che ha fatto un bellissimo campionato. Sì, praticamente in quell'anno, specialmente dopo questa Coppa del Mondo in Spagna di 82, penso che tutti i migliori calciatori erano in Italia, compreso lei anche così, completamente fatto questo senso di prima donna carica, ma forse era la coppia più forte che giocava in quel campionato italiano. C'è anche buonissimi giocatori domestici italiani, Camerini, che hanno giocato in Europa, se vinto praticamente, quando dico che una delle più grandi squadre che ha visto ha vinto praticamente tutto il campionato, la Coppa, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Supercoppa, dove è stato giocato nella finale della Coppa Campione, come mi ricordo, ecco, ma è un risultato straordinario. E sono per anni, dico, per anni che avete...
ovviamente si è andato quasi in tutti i partiti importanti con Liverpool, Manchester, così, ma prima di quelle partite che dovrebbe essere già più grande della carriera, che è diventato un incubo per tutti. Una ragazza, ma ecco, ritorniamo su queste cose, come dico, di calcio. Anche il presidente della Juve a quel tempo, questo mi era molto simpatico, ha detto, commentando, penso che ha presentato il ministro Platini a Henry Kissinger, che ha detto che Platini è bella di giorno e bella di notte. Questo è forse la più grande che avete giocato queste partite in coppia, perché si giocavano di notte, penso. Ma da quel campionato italiano, delle cose che leggevo preparando questa trasmissione, è che quando avete giocato contro Napoli, contro Maradona, che avete fatto una decisione di fare una partita dura per lui, per Picchiello, ma dopo 15-20 minuti non si sapeva chi ha detto che Maradona non si deve picchiare, dovremmo lasciarlo giocare.
come vicepresidente del FIFA, come vedete il cambio del calcio da quel periodo calcistico quando avete giocato e oggi non so di queste cose che avete già spiegato, le tattiche, il modo di gioco, ma parlo di marketing, di merchandise, di in questo campione di dottrice scudetto di subito attivamente adesso abbiamo moltissime partite magari di tempi quando si gioca come è il calcio di oggi. Avete detto che sono tempi duri per tutti, anche per il calcio, avevamo questa pandemia, COVID, altre cose che hanno fatto un piccolo grande terremoto, anche quelle 12 squadre che volevano fare la Super League, e adesso si dimostra anche personalmente. Non è possibile questo.
non male, ma questo è un praticamente una domanda perché anche qui abbiamo fatto due community estremi, sono tutti come ho detto praticamente il tessuto è stato un'interfesta e una parte di quelli che ti ricordi praticamente perché andate a giocare per la mamma ha detto che adesso non sempre più sarebbe della sua. Sì, ma anche questo può essere una introduzione per la storia del programma dove avete passato gli ultimi anni attivi calcistici in giocando e dove avete detto che avete vinto tutto con il programma, forse con il programma è il gioco più bello che, a quale partecipava. Il settore che si è lavorato con la diploma dell'università, questo anche da una strada forse del dopo calcio, avete fatto un come avete finito come presidente della federazione polacca di calcio, siete in UEFA, ma questa base che avete fatto anche imparando altre cose, non solo calcio, aiuta in vita.
vedete come il nostro politico rappresentante vuole fare le varie iniziative, ma si vede che più molto bello sullo stesso sarete più di 1 milione di followers, se sto più interessante, se sono un fatto che onestamente dice che pensa, ma non c'è bisogno di quello che ho visto. Cosa pensa di questi fenomeni oggi che, specialmente con i social networks, che molti atleti usano questo per dare la sua opinione sulle cose sociali, anche politiche, non so, da Ron James o una cosa che è molto diversa da quei tempi quando era attivo come calciatore. Per questo problema, per spiegare, dico a quelli giovani che guardano questa intervista, non per quelli, non per avere team, come si chiama, hanno detto, ma due più grandi nel calcio, diciamo, sono per Maradona, perché li ho messo come uno dei 125 più forti calciatori del mondo, e Maradona ha detto che era il miglior calciatore si dice che è maluco, che è mal di storia, nessuno di questi due hanno detto questa è una soddisfazione personale, penso grandissima.
specialmente quando sono quelli che sono sul campo, non dicono bugie. Ecco, non prendiamo molto più tempo, grazie anche per avere questa ora che ci ha dedicato, ma adesso forse due o tre domande. Parliamo anche del presente, la Polonia ha avuto un grandissimo giocatore in Zbigniew Boniek, ma oggi anche in Lewandowski che ha una carriera straordinaria, fortissima. Ecco, cosa pensa di quella carriera? Sì, un grandissimo calciatore e persona, quindi abbiamo grandi speranze in numero 9, aspetti a Maria Dusan Vlahovic che gioca per la Juventus, un giovane che si chiede. Sì, è un'importante cosa che avete detto di Lewandowski, quel carattere che ha. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere Vlahovic quando aveva 17 anni, fare un paio di interviste e so che ho detto prima volta che l'ho incontrato, non so se avrà successo in calcio, ma sono sicuro 100% che farà di tutto di venire a questi livelli più grandi. Sì. Allora anche gli automatici vengono alla vita. Ecco, veniamo alla fine di questa intervista, ci sono almeno 20 più domande che volevo fare, ma ecco, per adesso questo ci incontriamo un'altra volta. Voglio dire anche che è una sport club, la televisione che fa questa intervista, anche una. È un bel torneo che si gioca già da 4-5 anni, dove squadre di ragazzini di
18 anni o meno, dell'ex Jugoslavia, gioca nel torneo ogni giugno. Allora questi stati separati si incontrano insieme Dinamo Zagabria, Partizan Belgrado, Sarajevo e altre squadre. Così in giugno si è avuto tempo, forse facciamo un'invitazione a Cesare perché gioca anche la squadra della Slovenia Olimpia, Ljubljana. Forse essere ospite di questa bella manifestazione, se è possibile vederla. C'è anche l'ospite di questo show e sono sicuro che sarà molto soddisfatto di queste belle parole che avete detto del paese e del lui come calciatore. E grazie tanto, è un onore per averlo come ospite in Spotlight Show. Grazie.